E adesso è il momento della rubrica di Carlo Gallucci, la lettura. Grande entusiasmo ad Agrigento per la presentazione di Vento di Tramontana, il primo libro di Carmelo Sardo, giornalista agrigentino, volto noto del TG5. All'appuntamento culturale patrocinato dal Comune sono intervenuti il sindaco Marco Zambuto, il giornalista ed autore RAI Giovanni Taglielavoro e il giornalista di Teleacras Gero Miccichè. L'incontro è stato moderato da Amedeo Bruccoleri, titolare della libreria Capalunga di Agrigento. Molto apprezzate le letture in sala dell'artista Giovanni Moscato. Vento di Tramontana, edito dalla Mondadori, è un romanzo in gran parte autobiografico, ambientato in un carcere di massima sicurezza a Favignana, dove l'autore trascorse il periodo di militare come agente di polizia penitenziaria. Carmelo Sardo rievoca quindi storie crude ma nello stesso tempo umane. Racconta, col piglio del cronista di razza, storie di boss mafiosi e picciotti, di delinquenti ed ergastolani, mostrando sin dalle prime righe del libro una straordinaria abilità narrativa. Il Vento di Tramontana è già nelle migliori librerie d'Italia e in vendita anche su internet. Siamo veramente orgogliosi di presentare il libro realizzato da Carmelo Sardo e siamo orgogliosi perché si tratta del figlio di questa terra che si è fatto apprezzare e conoscere fuori da questa terra e che porta una storia che è piena di sentimenti, che è piena quindi anche della sua formazione e che è piena dei ricordi della terra di Agrigento. Agrigento è l'unico posto dove non devo usare una metafora dicendo sono a casa, mi fate sentire a casa, perché qui è realmente casa mia, anche se io manco ormai da 15 anni, vivo lontano da 15 anni, ritorno sempre con grande affetto e con la nostalgia che insegue sempre tutti i siciliani che vanno via per lavoro. Poi qui ho tutti i parenti, ho tutti gli amici, non posso non cominciare il tour di Vento di Tramontana con la mia città, da questo posto meraviglioso che grazie al sindaco Marco Zambuto mi ha dato la possibilità di conoscere, imperdonabilmente non ero entrato al Collegio dei Filippini dopo la ristrutturazione, grazie all'affetto di tutta la gente che questa sera è venuta, di tanti cari amici e soprattutto dei complimenti che sto ricevendo, che vanno ben al di là di ogni mia più rosea previsione. Sono veramente felice. Vento di Tramontana è il tuo primo libro, un romanzo, di cosa si parla, cosa è portato di Carmelo Sardo nelle pagine del tuo libro? È un romanzo in parte autobiografico che rievoca la mia stagione del militare. Non ho fatto un servizio militare normale, ma l'ho fatto nella polizia penitenziaria e il destino ha voluto che capitassi in carcere di massima sicurezza a Favignana. Avevo 20 anni e quindi in questo romanzo racconto e tratteggio l'esperienza di un ragazzo di 20 anni catapultato in un mondo, in una dimensione completamente diversa da quelli della vita di tutti i giorni, in un penitenziario con detenuti fine pena mai. Il romanzo tratteggia i drammi di questi detenuti, racconta l'esperienza della complicità che nasce tra il protagonista, giovane guardia, ventenne appunto, e un capo mafia in modo particolare che tenta di riscattare la propria esistenza, di redimere la propria vita attraverso questa complicità per un progetto di riscatto della propria vita che non svelo per non togliere la curiosità ai lettori.